pandemia da coronavirus ci ha cambiato a tal punto che non torneremo più indietro su alcune abitudini. Ci sarà sempre chi indosserà la mascherina in un luogo chiuso o affollato. Le persone potrebbero decidere di indossare mascherine per sempre, perché il nostro approccio all'igiene è cambiato e così le abitudini che porteremo con noi anche dopo. Accade che ora tutti portiamo con noi un disinfettante per le mani e ci aspettiamo che nella maggior parte dei posti in cui entriamo il disinfettante sia fornito alla porta. Nel tempo, le persone sceglieranno di mantenere alcuni dei comportamenti precauzionali che abbiamo dovuto adottare come una questione di assoluta necessità durante il Covid. Il virus, del resto, sarà probabilmente con noi anche nel prossimo futuro, nello stesso modo in cui lo è l'influenza stagionale, ed aggiungeremmo purtroppo. Here comes the sun. Here comes the sun. It's all right. Nulla sarà più come prima? Sì, certamente ancora per un bel po', suppongo. Non ho la sfera di cristallo, per cui è veramente una mia mera intuizione quella che sto portando a te, a voi, in questo momento. Certamente la paura c'è, la paura di questo virus che non se ne vuole proprio andare, che si è affezionato a noi, pare che sia così in crescendo che le persone portano più volentieri la mascherina dell'ultima volta, dell'ultimo lockdown di marzo, aprile, maggio. Cosa sarà dopo? Intanto, quando sarà questo dopo, ci sarà un periodo di assestamento prima di poter veramente buttarle nel cestino e liberarcene. Lei pensa che comunque anche dopo continuerà a portare la mascherina nei luoghi affollati? Senta, questa è una domanda difficile a cui rispondere. Dovremmo portarla anche per l'inquinamento, oltre che per le malattie in genere. Le mascherine mi auguro di sì, così non si vedono le rughe. Se è un obbligo, sì. Se è un obbligo, sì. Se è facoltativo, la metterò quando c'è confusione, c'è gente, è chiaro. Altrimenti non la metto, ma se c'è confusione, gente dov'è, io la metterò, sì. È un'autodifesa la mascherina, anche dopo il Covid. Anche perché lei non ha preso l'influenza quest'anno. Zero, grazie alla mascherina. Bravo. E anche al lavaggio delle mani, l'astensione. Tutto, assolutamente, come impongo a mia figlia, appena entra, scarpe vicino alla porta dove sta il tappetino, pantofole, immediatamente lavaggio mani, viso, occhiali, tutto ciò che noi tocchiamo. Anche dopo, quando sarà tutto finito, tu comunque continuerai a tenere il distanziamento dalle persone, no, usare le mascherine? Abbracciare e baciare tutti. Quindi la mascherina non la userai più, la butterai non via? Non uso neanche ora, infatti appena sono arrivato mi hai chiesto: Francesco, mettiti la mascherina. Ah. Ero passibile di multa. Ah. Odio le mascherine, odio i distanziamenti, odio il Covid, odio tutti i virus. Quindi è la socialità che cambia. Nella scienza c'è un filone della scienza che si chiama prossemica, che sostanzialmente mette in relazione lo spazio con le relazioni sociali, e penso che la prossemica, cioè la distanza che noi terremo nelle nostre relazioni, cambierà per molto tempo, se non per sempre. Sia la distanza minima, sia quella personale, sia quella sociale, ma anche quella pubblica, sarà riparametrato tutta la struttura delle nostre relazioni sociali. Diciamo che nulla sarà più come prima? Per me sì, nulla sarà più come prima. Non ritorneremo indietro nel tempo ad abbracciarci? Siamo più attenti, ecco. Faremo più attenzione. Più attenzione, certo. Anche perché potrebbero aumentare le malattie, ci potrebbero essere altri tipi di malattie. C'è anche la malattia, quella brasiliana, Covid brasiliano. Sentivo qualche giorno fa da uno scienziato che noi abbiamo oltre 3 miliardi di virus nel corpo, e il Covid lo abbiamo sempre avuto, però adesso sembra si stia ribellando e non c'è un antivirus che riesca ad ammazzarlo, ma l'uomo vince sempre. Vediamo un po' come va la pandemia, vediamo un po' se riusciamo a raggiungere quell'80% che ci prefiggiamo. Certo è che i giovani
ne stanno soffrendo. Diciamo che il Covid qualcosa di positivo l'ha fatta, perché diciamo ci ha fatto aumentare l'attenzione. E l'educazione anche, perché anche il fatto di toccarci troppo non era buono. Beh, mi state toccando da 3 ore e io sono stufo di sentire queste mani addosso, appiccicose. Da quello che abbiamo capito, anzi che non abbiamo capito, che nulla sarà come prima e tutto sarà come prima. Alla prossima. Che ha detto?